conoscere veramente le persone le devi ascoltare. Quello che stai per vedere è più un monologo che un video. Per questo ho deciso di non editarlo, ma aggiungerci solo una musica di sottofondo. Buona visione. Questo video non ha nessun senso. Nessuno, o perlomeno. Forse un senso ce lo può anche avere, forse magari è anche qualcosa di intelligente, magari riesco a far emergere anche delle riflessioni interessanti, ma non ha una struttura, non l'ho scritto, non ho veramente idea di cosa sto per fare, ma non lo so, sentivo l'esigenza di accendere la telecamera e iniziare a registrare. Ho messo anche in silenzioso il telefono. Spero che l'autofocus riesca a seguirmi. E è quasi 2 anni che sono su questo canale, ho aperto questo canale, ho iniziato a raccontare, a condividere un po' la mia storia, le mie esperienze, quello che ho imparato riguardo al video, riguardo al marketing. Ma in qualche modo fino ad oggi, a parte qualche video nell'ultimo periodo, in realtà non mi sono mai preso la cura di presentarmi sul serio, di raccontare un po', cioè fare quella fatidica domanda che io faccio durante Imprenditore in Video, ovvero chi sei e di cosa ti occupi. Ecco, di cosa mi occupo in qualche modo traspare, ma chi sono, chi è Manabi? Effettivamente non l'ho mai raccontato. Manabi è inutile che faccio quello che parla di se stesso in terza persona. Sono innanzitutto una persona che si fa un sacco di domande in continuazione. Penso che questo sia quello che in qualche modo è stato ed è il drive di tutta la mia vita. Spesso mi trovo a raccontare che uno dei libri a cui attribuisco di più il fatto di aver preso una determinata strada nella mia vita è che a 13 anni, mi sono trovato a leggere La profezia di Celestino, che se non è un libro che hai mai sentito nominare, eccetera, ti suggerisco di andare a cercare. Ma è un libro abbastanza particolare, un video che dà un quadro e una dimensione alla vita, al nostro vissuto, eccetera, eccetera, abbastanza particolare. Diciamo che è un libro che ti spinge ad andare oltre, a cercare significati più profondi, a cercare cose differenti. Per cui, leggendo un libro del genere a 13 anni, in qualche modo la mia vita è stata segnata. Poi, in realtà, a 17, perché a scuola non mi sono mai sentito uno studente, più che altro uno scolaro, perché anche lì, avendo a 13 anni letto un libro del genere, io continuavo a domandarmi perché stavo studiando determinate cose, perché lo stavo facendo in una determinata maniera e perché in realtà non stavo investendo il mio tempo nel fare altro, nel fare altre esperienze, nel seguire altre cose. E così in realtà nelle superiori neanche le ho finite. Neanche le ho finite, ma durante le superiori è stato, penso, la base di tutta la mia attività imprenditoriale, la mia parte di crescita, l'aver sviluppato anche una determinata modalità di apprendere, perché nell'arco di brevissimo sono diventato rappresentante istituto, ho fondato la prima associazione, ho organizzato non so quante attività extracurricolari all'interno della scuola. Ho iniziato ad organizzare eventi all'età di 17 anni, proprio fondando la mia prima associazione, e partì con organizziamo la festa di fine anno delle scuole, ma in realtà c'era un vero e proprio modello di business per me. Io giravo con 17 anni in bicicletta con la cartella a suonare, a bussare alla porta delle attività commerciali, a proporre già un catalogo di possibili spazi di sponsorizzazione per quelle feste. Per cui ho continuato a farmi domande e me le faccio tuttora. Oggi ho 40 anni, ho iniziato a 17 a occuparmi di marketing, per cui sono 23 anni che mi occupo di marketing, che lavoro su me stesso, che lavoro sulla mia crescita, che studio, che applico, che sbatto le corna, che faccio errori, che mi rialzo, che continuo, eccetera, eccetera. Eppure,
nonostante siano 23 anni che faccio questa roba qui, nel momento in cui atterro online o mi confronto con altri professionisti o con tutte le persone che intervisto 3 volte alla settimana l'imprenditore in video, mi sento che ho ancora tutto da imparare, che ho ancora tutto da, ho ancora tutta la strada da percorrere. È quello l'approccio con cui io ogni giorno mi alzo, mi metto davanti al computer, eccetera. Per cui anche quando trasferisco determinate cose è perché ci metto foga, ci metto enfasi, perché vedo determinate persone che magari su un aspetto in cui io ho imparato determinate cose e ho ottenuto determinati risultati, mi viene voglia di prendere le persone e scuoterle. E scuoterle per fargli vedere che in realtà c'è una soluzione, c'è una modalità per lavorare da quel punto di vista, che lì devono guardare, perché lì c'è un punto fondamentale per la loro esistenza, per la loro vita, per quello che effettivamente vogliono raggiungere o vogliono originare. E a volte qualcuno mi dice che passo da saccente, da maestrino, da me la tiro o cose di questo tipo. In realtà mi dispiace se ho mai dato questo tipo di impressione e ci siamo mai visti dal vivo e stai vedendo questo video e ti ho trasmesso qualcosa di questo tipo, mi dispiace. Non è nella mia intenzione, non è perlomeno quello che mi spinge. Mi definisco un inguaribile curioso. Una persona che ha voglia di scoprire. A me piace scoprire. Io tutta la roba che ho imparato fino ad oggi l'ho imparata perché mi piace scoprire. Io ho messo le mani per la prima volta su un computer che era, forse l'84, a 4 anni, su un 286 IBM che i miei comprarono, quelli giganteschi con il disco, non mi ricordo, era il 5 pollici. Non il floppy disk, quella cosa sottile, incredibile. E poi ho lavorato, ho in qualche modo lavorato, tra virgolette, ho giocato su PC, eccetera, fino al 2006, quando avevo 26 anni. Per cui in qualche modo ne masticavo di computer. A 26 ho comprato il mio primo Mac e da lì, per la curiosità, ho imparato a fare siti web, ho imparato a fare di grafica, ho imparato a montare video. Ho imparato ad utilizzare strumenti di comunicazione che oggi sono quelli del digitale, quelli che le aziende dicono dobbiamo andare nel digitale. E nel 2006 io ho aperto la mia prima attività online. Creai il mio sito, creai il mio e-commerce, ci misi di fianco uno shop eBay nell'ambito del fuoristrada. Inventandomi un particolare prodotto nell'ambito del fuoristrada e lavorando già in dropshipping nel 2006 in quella modalità, in un mercato di nicchia. Per cui ho cercato sempre di trovare soluzioni innovative, di stare sul pezzo, di essere all'avanguardia in qualche modo. Ed è quello che ho cercato di fare anche con questo canale YouTube. In un momento in cui ritengo che le aziende e le persone debbano effettivamente utilizzare questa tipologia di canale, questo mezzo che è il video, per comunicarsi, per aprirsi, per raccontarsi, per incontrare il proprio pubblico. Perché? Perché se per tanti anni internet è sempre stato utilizzato da un punto di vista video per il cazzeggio, o per le grandi produzioni, oggi effettivamente sta diventando anche YouTube, per quanto riguarda la parte di informazioni, di formazione su YouTube, sta diventando un posto decisamente, decisamente interessante, dove si può veramente imparare un sacco di roba. E la cosa più bella per me è trasferire conoscenza. Cioè la cosa più bella che noi esseri umani possiamo fare è trasferire quello che abbiamo imparato. Trasferire la nostra conoscenza, trasferire quello che effettivamente sentiamo. Io non so se questo video per te in questo momento abbia un senso le parole che sto pronunciando, perché questo video sulla carta non ha nessun senso, come dicevo all'inizio. Non ha nessun senso perché
per fare un video che abbia, che possa ottenere determinati risultati su YouTube, che possa incontrare un determinato pubblico, che possa fare determinati numeri, ci sono determinate regole. C'è la regola dello storytelling, bisogna raccontare una storia, bisogna seguire il ciclo dell'eroe. Ci deve essere un protagonista, ci deve essere il suo viaggio interiore, ci deve essere il suo viaggio esteriore, ci vuole il suo obiettivo, il suo sogno, ci vuole un antagonista, ci vuole qualcuno con cui combattere. E allora in questa maniera tu crei una storia che il tuo pubblico effettivamente potrà seguire, perché noi siamo cresciuti con le storie e per cui è questo che vogliamo. E poi ci vuole una determinata programmazione, devi cercare di comprendere se effettivamente quel video è la cosa corretta. Se quel titolo, quell'argomento che vuoi trattare, effettivamente c'è qualcuno che lo sta cercando oppure nessuno che lo sta cercando. E per cui questo video non avrei mai dovuto registrarlo. Ma non lo so. Oggi mi sentivo di fare qualcosa di differente. Anche se non lo vedrà nessuno, sono felice di registrare questo video. Perché io credo che per conoscere veramente le persone le devi ascoltare. Le devi ascoltare significa che non le devi sentire. Non funziona se una persona si mette a parlare con te seguendo un determinato copione o organizzandosi determinate cose da dire. No, per me una persona la ascolti veramente parlare nel momento in cui è a ruota libera. Nel momento in cui non sta controllando quello che sta dicendo. Nel momento in cui è libera di poter fluire. Nel momento in cui non ha paura di fare silenzio. Perché spesso quando ci si mette in video, quando magari si calca un palco, si entra in performance. Per cui in qualche modo stiamo facendo quell'attività per incontrare l'interesse degli altri. E lì quello che succede è che sale la tensione. Sale la tensione, le neuroscienze dicono che il nostro corpo inizia a produrre tutta una serie di sostanze, si innescano tutta una serie di meccanismi e a quel punto iniziano a mancarti le parole, inizi a avere secchezza, mancanza di salivazione e inizi anche a cercare in qualche modo di voler occupare ogni singolo silenzio. Perché una pausa potrebbe magari farti perdere il pubblico. O hai il terrore che una pausa magari potrebbe far calare l'attenzione o potrebbe addirittura risultare che tu non sai quello che in realtà dovresti dire. E per cui andiamo in ansia, andiamo in agitazione. Non lo so, in questo momento sono 12 minuti e 50 che registro questo video. A me delle persone che mi interessano, delle persone che in qualche modo potrebbero portare qualcosa di importante per la mia attività o per la mia vita, mi interessa vederle parlare a ruota libera. Ed è per questo anche che in Imprenditori in Video io non riporto una scaletta e cerco di prepararmi poco sull'ospite che sta per arrivare, perché adoro il piacere della scoperta, perché la scoperta, quando è il più naturale possibile, ci permette veramente di scoprire. E incontrare una persona e seguire un determinato canovaccio e seguire una modalità specifica di intervista, di incontro, ti rende difficile questo. È al pari di quanto è difficile poter valutare una persona durante un colloquio di lavoro, sia per chi sta selezionando, sia per chi dovrebbe essere selezionato. È difficile perché quella è un'occasione in cui entrambi siamo preparati per trattare di quello specifico argomento, che da una parte va molto bene, ma in quel caso specifico, in un'occasione in cui effettivamente noi abbiamo la necessità di conoscerci per sapere se potremo stabilire un rapporto insieme, se potremo percorrere un pezzo di strada della nostra vita insieme, professionalmente parlando, lì avremmo la necessità di un incontro spontaneo,
di un incontro senza filtri, in cui potersi conoscere veramente al volo e comprendere se siamo fatti della stessa pasta o comunque se siamo fatti di due paste compatibili oppure no. E per cui forse alla fine è proprio per questo che ho scelto di registrare questo video. È per darti l'opportunità di comprendere se posso essere una persona che può trasferirti qualcosa di interessante. Se effettivamente questo canale o l'entrare in contatto con me effettivamente può portarti qualcosa di buono, qualcosa di utile. E quindi ho voluto registrare questo video per darti anche l'opportunità di percepire chi è Manabi nel momento in cui non c'è un format, non c'è una scaletta, non c'è una sigla e ho scelto semplicemente di schiacciare il tasto REC e registrare.